Amici carissimi, buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Chef e Chef. Oggi siamo ad Ancona e stiamo per scoprire le due nuove realtà, due nuovi piatti, due nuovi protagonisti. E siamo all'Associazione 360 Gradi, stiamo per entrare nelle cucine del titolare Andrea, che andiamo adesso a conoscere. Venite con me. Ciao Andrea, piacere, benvenuto in puntata. Buonasera. Buonasera a te. Senti, sei pronto per questa puntata, quindi per farci conoscere la tua realtà e quindi mandare poi in puntata ovviamente il protagonista? Certamente, la cucina è pronta. Ah, benissimo. Bene, allora io direi che possiamo andare in cucina. E come ti senti? Sei un po' agitato? No, tutto a posto. Benissimo, e allora andiamo a conoscere questo piatto. Ed eccomi qua, oggi da Ancona, siamo ancora ad Ancona e con Chef e Chef siamo arrivati al Maxi Bar e stiamo per conoscere il nuovo protagonista, il nuovo piatto. Andiamo prima di tutti a conoscere i titolari del Maxi Bar. Venite con me. Ma questo è un posto fantastico, io sono qua con i titolari, con Massimo e Fiamma. Ciao, benvenuti in puntata. Ciao Monica, benvenuta a te. Ciao, buona giornata a te. Bellissimi, bene, allora adesso chiediamo un po' a questi signori se sono pronti per il piatto e per andare in cucina. Siamo prontissimi, alla grande. Bene, Fiamma, so che poi lo preparerai tu, giusto? Sicuramente sì. Bene, allora con loro ci vediamo tra poco e andiamo in cucina. Ed eccoci qua dopo essere stati in cucina ad aver preparato questo bellissimo protagonista. Io sono qua con Andrea, il presidente dell'associazione 360 Gradi, e con il figlio Roberto. Andrea, allora raccontaci un po' che cosa abbiamo fatto in cucina. Beh, abbiamo fatto un po' di pesce fritto fresco che l'ha portato direttamente il pescatore. Poi abbiamo fatto un po' di antipasti, cozze, vongole,
un po' di tartine con le alici marinate. Bene, quindi infatti stiamo vedendo adesso nelle immagini che passano che voi avete sempre pesce fresco, quindi arriva direttamente insomma dalla barca. Sì, sì, abbiamo il pescatore che quando rientra ce lo porta direttamente in cucina. Beh, infatti questo è importantissimo. Bene, quindi poi l'abbiamo impanato, l'abbiamo fritto e ce l'abbiamo subito pronto. Sì, sì, bello caldo, pronto, bello fresco. Bene, ottimo, un'ottima frittura direi, poi con il pesce fresco è molto importante. Bene, Roberto, invece vorrei chiederti, oltre quello che vediamo qua, che cosa fa insomma la vostra realtà, qual è la vostra ristorazione insomma? Ma innanzitutto la nostra ristorazione spazia diciamo un po' a 360 gradi, infatti il nostro buffet comprende sia carne che pesce che pizza e è tutto disponibile nel nostro buffet, tutto per coniugare appunto il buon cibo con un posto diverso dai soliti. Di aggregamento. Esatto, di aggregamento, dove appunto non si limita solo al mangiare ma spazia anche su più fronti, infatti abbiamo un palco, abbiamo un proiettore dove i soci possono stare qui e appunto passare la serata al meglio e passando appunto una serata piacevole e diversa dalle altre. Bene, grazie Roberto. E loro poi oltremodo sono una realtà nuova, fresca, come il pesce che abbiamo appunto qui davanti. E io chiuderei poi con un messaggio che inviamo ai nostri amici da casa con Andrea. Che cosa vuoi dire alle persone da casa perché dovrebbero venirti a trovare? Ma ci possono venire a trovare perché noi riusciamo a soddisfarli a 360 gradi. E mi sembra anche giusto, a 360 gradi. E quindi noi salutiamo questa associazione 360 gradi e un grazie da Chef e Chef. Un buffet ricco e sappiamo che il pesce è fresco. Io direi che l'associazione 360 gradi è veramente una realtà molto interessante e vale la pena venirli a trovare. E li trovate in Ancona, in via Barilatti 38. E con questo, Chef e Chef. Eccomi qua nuovamente con Massimo e Fiamma e soprattutto con il protagonista di questa puntata. E non solo, perché poi abbiamo tantissima compagnia intorno a noi. Ma Fiamma, intanto raccontiamo ai nostri amici da casa che cosa abbiamo fatto in cucina. Questo è uno dei piatti forti del Maxi Bar. Sono le tagliatelle con i fagioli con le cotiche. Naturalmente è fatto tutto con prodotti freschi di macelleria e creato da noi proprio per i nostri clienti. Quali altri piatti, quali altre cose fate qui? Oh, qui usiamo molto la cucina tradizionale anconetana, gnocchi con la papera, fagioli con le cotiche, facciamo arrabbiata, matriciana, tutti i sughi mare, la trippa, tutto quello che in casa si è un po' perso, ecco. Noi cerchiamo di riprodurlo qui in modo che i nostri clienti possano mangiarlo senza dover faticarsi in casa. Io passo adesso invece a Massimo, che io ti chiedo invece di raccontarmi un po' di questo locale, perché oltre a vedere insomma tantissimi personaggi vedo poi un soffitto veramente pieno e non solo il soffitto. Ma noi abbiamo aperto nel novembre del 2002, quindi qualche giorno fa, e qualcuno non mi dava fiducia. E invece piano piano abbiamo realizzato una cosa che io dico sempre con gran casino, però Monica tutti i giorni c'è sempre chi dice posso fare una foto, posso fare una ripresa, significa qualcosa di positivo insomma, anche noi abbiamo fatto al di là del lavoro. È un gran casino, quello sì, secondo me sì. Sarà un problema il giorno che c'è da verniciare, quello sicuramente sì. Quando c'è insomma da ristrutturare un po'. Abbiamo clienti di ogni tipo ovviamente, dagli operai alle persone più importanti insomma, che ogni tanto passano. Lavoriamo molto con la Marina Militare qua, dove saluto tutti i ragazzi e gli ufficiali che sono veramente persone splendide. Quindi diciamo che abbiamo anche una finestra verso tutto il paese nazionale, perché qua vengono a fare i concorsi da tutta Italia e ci conoscono in tanti e quando ritornano qua vuol dire che qualcosa di positivo abbiamo fatto. Bene, bene. Massimo, poi raccontami un attimo perché tra pochissimo io so che sta per iniziare una serata, vero? Sì, esatto, una serata che ormai va da tantissimi anni. Il venerdì sera qua a Maxi Bar c'è il karaoke e quasi sempre con Piero Pirani, che è un carissimo amico da sempre.
sono qua con Piero Pirani e questa splendida serata. Ciao Piero. Ciao Monica, mai visto che bella sorpresa averti qui. Innanzitutto salutiamo tutti quanti i nostri telespettatori, ma soprattutto io sono contento che siete qui al Maxi Bar, perché ci sono dei cantanti incredibili, sentito che roba? Bene, benissimo, e poi adesso vediamo il resto della serata. Grazie Piero, allora tutti qua al Maxi Bar. Vi aspettiamo tutti i venerdì, Maxi Bar. Quindi insomma troviamo del buon cibo, troviamo tanta accoglienza, troviamo tanto affetto. E Massimo, quindi prima di chiudere magari questo saluto e di mandare il messaggio a casa, non so, vuoi dire qualcos'altro? Beh, volevo comunque, è importante ringraziare tutto lo staff qua del Maxi Bar, abbiamo diverse ragazze più piccoline, più adulte, ma tutti si danno a fare affinché tutto avvenga nel migliore dei modi, e la gente mi fa i complimenti, quindi grazie alle ragazze della cucina, del bar e tutto il resto, grazie a tutti. Che altro, quale messaggio vuoi mandare ai nostri amici da casa per venirti a trovare? Gli amici portateli voi, tutto il resto pensiamo noi. Benissimo, perfetto, Fiamma? Noi vi aspettiamo, siamo qua e siamo felici di avervi con noi. Bene, sono molto felice di salutare Massimo e Fiamma e questo bellissimo piatto, e veniteli a trovare. Ed eccomi qua per il saluto finale di questa puntata, e questa volta scelgo di farle insieme a Massimo e ovviamente al Maxi Bar. Beh, io quindi vi ringrazio di seguirci sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata con Chef e Chef, e buon appetito a tutti!